È stata una domenica da dimenticare quella di ieri per i Battipagliesi. Due incendi si sono propagati nella litoranea Battipaglia e l'altro nella vicina Ponte Cagnano. In fiamme una masseria inutilizzata che in passato era adibita all'allevamento di cavalli con lingue di fuoco che hanno avviluppato i pali di legno dell'energia elettrica in località Spineta, mentre lungo la litoranea un blackout ha causato preoccupazione e danni. Immediato l'intervento dei caschi rossi di Eboli e Salerno che si sono subito attivati per domare le fiamme che probabilmente si sono sprigionate da sterpaglie nel cortile della masseria. Giornata di lavoro anche per i tecnici dell'Ener che con grande professionalità nel pomeriggio hanno ripristinato il guasto permettendo ai tanti cittadini e attività della zona di tirare un sospiro di sollievo. Il secondo rogo a Ponte Cagnano, sempre litoranea con delle sterpaglie che probabilmente hanno preso fuoco rendendo l'aria irrespirabile e creando disagi ai tanti turisti con il crearsi di file e disagi. Molti hanno dovuto seguire percorsi alternativi. Le fiamme anche in questo caso sono state spente grazie ai vigili del fuoco.